Buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi innanzitutto torniamo a parlare di Wycon e del graditissimo ritorno dei Magnificent Lipstick, rossetti matte molto amati, proposti la scorsa estate in 15 nuance al prezzo di 8,90€. Si trattava di una capsule collection proposta per celebrare la giornata internazionale del bacio, che per la cronaca è il 6 luglio, rossetti dal finish extra matte per labbra di velluto. I rossetti Magnificent sono adesso tornati per restare, quindi sono entrati in gamma permanente e sono disponibili in 18 nuove colorazioni al prezzo di 7,90€, quindi costano 1 euro in meno rispetto ai vecchi. Credo nuove colorazioni, perché comunque io dei vecchi Magnificent avevo acquistato per esempio un viola orchidea, che adesso non esiste più in gamma, e ricordo anche delle colorazioni un po' pazzerelle come il top, il verde smeraldo, il blu, che adesso non ci sono più in gamma. Una gamma che è composta, devo dire, da tanti nude e tanti rossi. Sapete che io ormai ho praticamente il terrore di acquistare dal sito di Wycon, perché spesso ricevo colori diversi rispetto a quelli che vedo sul sito, ma questa volta, grazie ad una di voi che mi ha inviato una foto con tutti gli swatches dei nuovi Magnificent, ho potuto acquistare i miei primi 4 rossetti senza paura e senza sbagliare. Il packaging dei Magnificent Lipstick è identico a quello dei Cream Full Lipstick usciti di recente, è fatto in questo modo, quindi è un packaging nero, satinato, che si restringe, cilindrico, che si restringe un po' verso l'alto, e al centro abbiamo questo inserto argento con la iconica W di Wycon, come potete vedere. Diciamo che ricordano un po' i rossetti Armani. Sinceramente, per quanto riguarda il packaging, io preferivo nettamente quello dei vecchi Magnificent, erano fatti in questo modo, per due ragioni. Innanzitutto perché la parte inferiore era del colore della nuance e questo dettaglio aiutava a riconoscere dall'esterno la tonalità contenuta, e in più soprattutto questi rossetti nuovi hanno una chiusura a scatto un po' antipatica, perché praticamente bisogna incastrare perfettamente l'inserto argento nel tappo per chiuderli. Io ogni volta ci impiego 20-25 minuti per chiuderli, ma a parte questo la formula di questi rossetti a me piace molto, perché sono dei rossetti intensamente pigmentati dal colore pieno dalla prima passata, che hanno una texture scorrevole, né troppo cremosina e né troppo densa, una texture bella corposa sulle labbra, il finish è assolutamente opaco. La formula è rimasta invariata, quindi praticamente sono dei rossetti ricchi di olio di oliva, di jojoba e di cocco, che mantengono le labbra morbide e idratate, e vitamina E che svolge un'azione antiossidante, quindi si tratta di un rossetto che si prende cura anche delle nostre labbra. E la formula si basa sulla miscelazione di cere di origine naturali con polveri ad effetto matte, che garantiscono una perfetta aderenza del prodotto alle labbra per una lunghissima tempo. Quindi, in buona sostanza, insomma, se amate come me i rossetti opachi, vi consiglio di provare i Magnificent. Vado a fare gli swatches così vi mostro nel dettaglio i 4 colori che ho scelto. Allora, il primo rossetto che vedete è il numero 200, si chiama Rapture Rose ed è un rosa freddo, medio scuro, con un tocco di malva, con note violacee, bellissimo e super femminile, che io abbino con la matita malva di Bottega Verde, che è una delle matite malva più belle del mondo. La matita, come vedete, è solo leggermente più violacea del rossetto, ma devo dire che è una combo che mi piace davvero moltissimo. Poi abbiamo il rossetto numero 201, che si chiama invece Baroque Rose, che è un marrone rosato caldo, intenso, con un tocco di mauve all'interno, bellissimo secondo me questo colore. Io lo abbino con la matita Foolish di Morphe Brushes ed è un nude non scontato e davvero molto versatile. Il terzo colore invece si chiama, è il numero 203 Spiced Coral ed è, come vedete, un rosa caldo, medio, con un tocco di pesca corallo all'interno, un bellissimo rosa per la bella stagione, un colore che illumina istantaneamente la carnagione, ma rimane comunque discreto, non è troppo appariscente, è davvero bellissimo questo colore, che io ho abbinato con la matita numero 24 rosa mattone delle Intense Lip Pencil di Wycon. Infine, e siamo in questa posizione, vedete il numero 206 Tandoori Spice, che è un mix tra un marrone, un rosa e un arancio, medio scuro, caldo, con note, con sfumature sul pesca, che io trovo incantevole. Questa è una tonalità molto sensuale secondo me sulle labbra, è quello che mi ha colpito di più quando ho visto gli swatches, ma devo dire che probabilmente è l'unico che potevo evitare di acquistare. Questo perché, come vedete, è davvero molto molto simile al vecchio Brick
geek dei Magnificent, che è questo, tra l'altro, no, l'ho lasciato in bagno, comunque è quello che vi ho mostrato prima, il packaging, insomma, dei vecchi Magnificent proprio attraverso Brick, che come vedete è solo leggermente più marroncino rispetto a Tandoori Spice e che è anche molto molto simile, direi, a questo rossetto che è Milf di Mulac. Milf forse è leggermente più chiaro e forse un tocco più rosato, insomma, ma vi assicuro che sono davvero molto molto simili. Infatti io abbino questo rossetto, quindi il Tandoori Spice, con la matita numero 84 rosa antico scuro di Diego Dalla Palma, che è la stessa matita che io abbino al rossetto Milf. E questi quindi sono i miei primi 4 Magnificent. Li trovo davvero bellissimi, insomma, per chi ama i toni nude, rosati, marroncini, sono davvero dei colori stupendi. In tantissime mi avete richiesto se ci sono delle similitudini significative con i rossetti Mulac della Womanly Collection. Io ho fatto tutte le comparazioni, devo dire che non ho trovato solo similitudini significative, e tenete comunque presente che i rossetti Mulac della Womanly Collection in generale hanno dei colori un pochino più spenti e più marroncini rispetto quindi a questi 4 colori che io ho scelto. Vorrei parlarvi anche della collezione estiva in limited edition Gold Whales di Kiko Milano, una collezione che io ho visto molto rapidamente in negozio, questo perché già online sinceramente non mi aveva molto entusiasmato, al di là del discorso della ripetitività del packaging, che secondo me non ha neanche molto senso andare a sottolineare tutte le volte, non vorrei diventare ripetitiva anch'io, sicuramente finché ci sarà Ross Lovegrove in mezzo, insomma, il packaging sarà più o meno sempre quello, ma vi dicevo, al di là di questo, non mi ha entusiasmato questa collezione perché ci sono ben 3 fondotinta, uno compatto in crema, uno compatto in polvere, uno fluido che non ho neanche preso in considerazione, il classico maxi bronzer, pennelli, spugnette dure come la morte, una pochette dorata, ci sono poi, c'è un eyeliner con applicatore a rotella che io trovo davvero difficilissimo da gestire, ne ho ricevuto uno molto simile di Isadora direttamente dal brand della collezione estiva e non mi è piaciuto per niente, ci sono anche degli ombretti liquidi metallizzati, sinceramente in questo periodo sto adorando quelli di Stila, quindi non li ho neanche sbocciati, e devo dire che comunque pensavo di tornare a casa almeno con un blush e un illuminante. In realtà, dopo averli visti dal vivo, non ho acquistato né l'uno né l'altro. Questo perché, per quanto riguarda i blush, i due colori che mi interessavano, 01 e 02, sono per me troppo chiari, almeno soprattutto per la mia carnagione estiva, e gli illuminanti invece sono speciali, sono bellissimi, mi colpiscono tanto perché hanno dei colori bellissimi, hanno una texture fantastica e sono molto pigmentati, però per i miei gusti sono troppo iridescenti, io li ho soltanto sbocciati e mi sono ritrovata con brillantini dappertutto per un paio di giorni. Che cosa ho preso praticamente? Alla fine ho preso un Gold Waves Matte Lip Stilo e una Gold Waves Matte, sì, matte, la sono inventata io questa, una Gold Waves Lip Liner, quindi una combo labbra. Il packaging esterno di questa combo labbra è davvero molto carino perché abbiamo queste scatole in color oro, come vedete è turchese, blu, insomma veramente molto molto estiva questa fantasia. Comunque questi rossetti sono disponibili in 8 colorazioni e hanno un costo di 10,95 euro. Per il momento io ho acquistato solo il colore che mi ha colpito di più, che è il numero 03, che si chiama Brick Domination, che è il rossetto che indosso stamattina, e comunque in gamma ci sono altri colori interessanti, c'è per esempio il numero 01 che è un bel nude freddino, c'è un tono rosato intenso stupendo che magari prenderò con qualche promozione. Il packaging è grazioso, anche in questo caso insomma si vede la mano, il tocco di Ross Lovegrove, c'è questa trama dorata che richiama le onde del mare. Il rossetto è in formato stilo ed è dotato di pratica chiusura magnetica. Questo è un rossetto sicuramente molto pigmentato, quindi coprente dalla prima passata, la stesura è uniforme, ha una texture sicuramente bella densa, corposa, un po' asciutta, questo è quel tipo di opaco che va necessariamente applicato su labbra ben idratate ed esfoliate, cioè capelli dappertutto, su labbra ben esfoliate ed idratate per una buona resa, il finish è assolutamente opaco, quindi comunque è un rossetto che a me piace molto. Più della formula, devo dire, mi ha colpito tantissimo il colore, che è praticamente un color ruggine, è il primo che vedete, e come vedete è proprio questo bellissimo ruggine, questo arancio mattone bruciato, medio scuro e molto caldo, che io trovo davvero incantevole. Ho acquistato anche la lip liner della collezione abbinata al rossetto, che come vedete
sapete, è perfettamente abbinata al rossetto e non è una cosa così scontata, perché vi assicuro che io compro spesso combo labbra che risultano poi alla fine davvero scombinate, quindi molto diversi i colori poi tra matita e rossetto. Questa è la matita della collezione, non so dirvi il prezzo perché queste matite sono sparite dal sito internet, non ci sono più nella pagina dei prodotti della collezione, non ricordo quindi il prezzo. E comunque è una matita molto valida perché ha una texture morbida, scorrevole e ben pigmentata, quindi delinea con precisione il contorno delle labbra ed è quindi comunque una combo che io vi straconsiglio se vi piace la tonalità. In tantissime mi avete chiesto se questo rossetto somiglia al famosissimo, molto amato rossetto Chili di MAC. Direi che sì, sicuramente un po' ci somiglia, ma non tantissimo, perché Chili è più scuro, ma soprattutto è più rosso, quindi questo, quello che sto indossando sulle labbra rispetto a Chili vira decisamente di più all'arancio, quindi comunque l'effetto sulle labbra è assolutamente diverso. E poi voglio parlarvi anche di un particolarissimo set di pennelli che ho ricevuto dal brand cinese ormai famoso Docolor. Vi ho già parlato in un altro video di un set di pennelli che ho ricevuto da questo brand, un set di pennelli ovali che io trovo davvero molto validi, in particolare quelli più grandi che uso spesso per la base viso. Questa volta ho ricevuto il Fantasy Collection Makeup Brush Set, che è un set di pennelli ispirato all'arcobaleno, composto quindi da 16 pennelli, e in più ho ricevuto con lo stesso design 3 pennelli speciali. Abbiamo infatti un Fan Brush, un Kabuki Brush e poi il più particolare di tutti, che è questo, si chiama Earth Shaped Foundation Brush, quindi un pennello particolare a forma di cuore che è davvero una chicca, insomma io non avevo mai visto nulla del genere. Comunque si tratta indubbiamente di pennelli dal design molto accattivante e pennelli appariscenti, perché come vedete il manico è praticamente tutto sfumato proprio ad effetto arcobaleno, giallo, azzurro, rosa, viola, verde, davvero bellissimo. Il manico è iridescente, glitterato, super sbrilluccicoso ed è ruvido, quindi praticamente sono comodi da tenere in mano perché non scivolano. Le setole come vedete sono invece bianche come la neve alla base e rosa fucsia praticamente sulle punte. Si tratta di setole in fibra sintetica cruelty free di alta qualità e ad alta densità e sono morbidissime, sono davvero una carezza sulla pelle, perciò perfette anche per le pelli più delicate, più sensibili. Non perdono peli e sono tagliati perfettamente, insomma non c'è veramente un pelo che sporge da questi pennelli, e che vi ricordo potete trovare, la maggior parte di questi li potete trovare anche su Amazon, e per esempio il set l'ho visto su Amazon, mentre questi 3 pennelli speciali si trovano soltanto sul sito Docolor, e tutto il set completo in questo momento sul sito Docolor costa circa 27 euro se non erro, quindi poco sicuramente. La spedizione costa circa 6 euro, avviene con la spedizione standard, avviene con servizio postale e dovete considerare circa 2-3 settimane per ricevere l'ordine. Comunque questo è un set davvero completo, perfetto per soddisfare le esigenze sia di professionisti che di principianti, e il packaging mi ha veramente stupito perché veramente è tutto curato nei dettagli. Infatti sia il set da 16 che i 3 pennelli speciali li troviamo praticamente, quindi arrivano a casa vostra all'interno di queste scatole in cartoncino sfumate, proprio esattamente come i manici praticamente dei pennelli. Sul retro noi troviamo la descrizione del contenuto, ogni pennello ha un numero, quindi è numerato e ha una descrizione. All'interno di queste scatole, quindi esterne, i pennelli sono poi confezionati singolarmente, quelli piccoli all'interno di queste bustine, insomma in cellophane trasparente, quelli grandi sono invece dotati di retine di protezione, quindi davvero tutto è curato nei minimi dettagli. Nel set da 16, che è assolutamente completo, abbiamo diversi pennelli viso, c'è questo che io adoro, è un pennello da blush strepitoso, io adoro i pennelli da blush così belli cicciotti, insomma ampi e densi, è veramente stupendo. C'è quest'altro pennello che è veramente perfetto sia per gli illuminanti ma anche per fissare le polveri, quindi il correttore nella zona del contorno occhi, questo che è sicuramente adatto per ciprie e terre. Abbiamo un pettine per ciglia e sopracciglia, un pennellino angolato per le sopracciglia, un pennello per correttore e poi
Wycon sono come diversi pennelli occhi, ci sono pennelli da sfumatura, pennelli piatti, ci sono poi diversi pennelli piccoli per effettuare dei lavori di precisione, quindi per esempio per sfumare l'illuminante sull'arcata sopraccigliare, per illuminare l'angolo interno, per sfumare praticamente la matita lungo la rima cigliare inferiore o anche per rifinire praticamente il contorno delle labbra. Per quanto riguarda i tre pennelli speciali, devo dire che c'è questo fan brush che trovo strepitoso, ci ha giocato anche mia figlia, quindi l'ha un po' come dire, spelacchiato lei. Comunque è un pennello da illuminanti davvero strepitoso, io amo i fan brush per applicare gli illuminanti sugli zigomi. Poi c'è, vi dicevo, il kabuki brush, anche questo l'ho provato per scolpire il viso, per applicare per le terre da contouring. Devo ammettere però che questo non mi fa impazzire, perché comunque, come vedete, è molto ampio e molto molto sottile, per me devo dire anche troppo sottile, insomma non riesco a sfumare bene le terre da contouring con questo pennello. E infine c'è qui, come vi dicevo, il più particolare, che è veramente bellissimo da vedere, lo vedete sporco perché l'ho appena utilizzato, che è questo pennello che si chiama Earth Shaped Foundation Brush, in realtà si chiama Foundation e Contour Brush, quindi si può utilizzare anche per contouring. Io lo sto utilizzando per applicare il fondotinta e devo dire che è molto valido, stende il fondotinta in modo assolutamente uniforme e anche veloce. E questo pennello praticamente ha una forma sicuramente particolare, ma devo dire che è anche molto funzionale, perché comunque è una forma ergonomica e maneggevole e si adatta perfettamente al palmo della mano, quindi non è solo bello, insomma è anche intelligente e funzionale. E tra l'altro è dotato di questa protezione esterna in plastica rigida, che veramente lo rende perfetto anche da portare, insomma, con noi per viaggi e spostamenti. Guardate qui, cioè davvero bellissimo, come vi dicevo, tutto curato nei minimi minimi dettagli. Quindi si tratta sicuramente di pennelli belli da vedere, che hanno un design assolutamente fantastico, molto accattivante, sicuramente in una postazione make up fanno la loro figura, sono, oltre che belli esteticamente, sono ben fatti, sono molto validi, sono pennelli di qualità e sicuramente sono anche ottimi da regalare ad un'appassionata di make up. Giù nell'info box quindi vi lascerò indubbiamente sicuramente il link a questi prodotti, il link al sito, e con il codice Lady Glow e basta, se non erro, comunque lo trovate scritto esattamente nell'info box, potete usufruire dello sconto del 10% sui vostri acquisti sul sito Docolor. E infine voglio anche mostrarvi indossati due capi d'abbigliamento che ho ricevuto dal sito cinese Super Low Cost Shein. Non mi dilungo sulle caratteristiche tecniche, insomma, del sito per l'acquisto, perché comunque ve ne ho parlato già in tanti video dall'inizio di questa ormai lunga collaborazione, e quindi vado a mostrarvi direttamente i capi indossati. Il primo capo che ho scelto è questo maxi abito con stampo floreale sui toni del bianco, lilla, pesca, giallo, verde, su fondo blu notte. Ha un modello a camicia, come vedete nella parte superiore, con tanti bottoncini fino al punto vita, scollo rotondo, maniche lunghe con bottone finale facilmente risvoltabili, ha un elastico in vita e poi praticamente scende morbido fino a terra. La lunghezza nella taglia L è di 139 cm. Il materiale, il tessuto è 55% cotone, 45% viscosa, è morbido, fresco e piacevole al tatto, il costo è di circa 20 euro. Fate attenzione alle misure, perché comunque questo è un abito che veste piccolo e il tessuto non è neanche elasticizzato, comunque la tabella è affidabile, io mi sono affidata alle misure riportate e non ho sbagliato, ed è un abito secondo me davvero bellissimo, pratico, versatile, super femminile nello stesso tempo, bello anche con un paio di sneakers, insomma un abito che io indosserò sicuramente volentieri. Anche il secondo capo che ho scelto questa volta è un vestito. Io infatti in estate abbandono praticamente i pantaloni perché sono troppo comoda con i vestiti, e praticamente è un abito lungo con stampa azteca sui toni del marrone, rosso mattone, bianco e giallo su fondo blu notte. Anche in questo caso ha un costo di circa 20 euro. È caratterizzato, come vedete, da questo seducente scollo bardò, quindi che lascia scoperte le spalle, con questa balza che termina con tutte queste nappine
super colorate e dai colori praticamente fluo, dai toni fluo, che rendono questo abito davvero giovanile e super trendy, veramente bellissimo. In questo caso io indosso una taglia S, il tessuto è 65% cotone, 35% poliestere, sempre fresco e morbido al tatto, e praticamente ha sempre un elastico, in questo caso più che in vita, a vita alta, e poi il taglio come vedete è ampio, quindi anche in questo caso è un abito che nasconde tutte le magagne. A me arriva praticamente fino a terra, considerate comunque che nella taglia S ha una lunghezza di 126 cm ed è un vestitino bellissimo che vi straconsiglio, perché è davvero un capo sbarazzino, insomma perfetto per tutti i giorni. Giù nell'info box come sempre vi lascerò il link al sito e i due capi che avete visto. Io spero di esservi stata utile e ci vediamo alla prossima.